Giulio Velasco, ieri abbiamo parlato di perfezione che è complicata da raggiungere, ma stasera abbiamo fatto un altro passo verso la perfezione con questa semifinale. Ma no, a me di perfezione non mi piace parlare mai perché è irraggiungibile, però abbiamo fatto una grande partita, l'abbiamo messa in grosse difficoltà, prima di tutto con la battuta, e il muro è stato molto ordinato, molto tattico, hanno seguito le indicazioni dello staff e abbiamo anche difeso molto. Abbiamo organizzato bene il contrattacco, abbiamo avuto un buon cambio palla come tutto il torneo, d'altronde con la precisione buona siamo per adesso la migliore squadra nel cambio palla. Un altro passo, una vittoria 3-0 netta dopo gli Stati Uniti, è un, così, siamo molto contenti, una prova di forza, di crescita delle squadre, di consapevolezza, insieme alla consapevolezza sempre bisogna avere umiltà, perché ancora abbiamo una partita da giocare. Io penso che vincerà il Brasile con il Giappone, però non si sa mai. Però la squadra sta crescendo in vista di Parigi e questo primo obiettivo, già essere in finale, è un grandissimo traguardo. Adesso domani ci aspetta un'altra durissima partita che ci servirà per crescere ancora. Quanto è passato rispetto all'esordio di Antalya, week 1, con la Polonia 3-0 subito? Cioè, quanta acqua è passata sotto i ponti per arrivare a questa Italia che batte 3-0 così nettamente la Polonia? Ma innanzitutto c'è da dire che noi quella partita era la prima partita dell'anno con giocatrici che erano quelle di Novara da pochissimo tempo in squadra e abbiamo perso 2-7 in differenza. Quindi un 3-0, sì, è sempre un 3-0, è stato un 3-0 molto combattuto, solo nel terzo abbiamo un po' mollato. E poi sono arrivate le giocatrici che hanno giocato nella Champions, quindi la squadra è diventata anche molto più forte, però le squadre in generale, tutte le ragazze sono cresciute in questo periodo. Purtroppo Caterina ha avuto un infortunio e l'ha tenuto fermo una settimana e dopo la partita di ieri si sente, però la crescita della squadra è molto chiara.